Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli alimenti veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo l'alimento veterinario Articrylor Spuledri. Informazioni commerciali. Titolare: NBF Lanes SRL. Concessionario: NBF Lanes SRL. Confezioni: Articrylor Spuledri 60 buste da 35 ml. Formulazione: olio di pesce, EPA 13-17% e DHA 8,77%, glucosamina sulfato, HAC. Grassi, caprico e caprilico, oli e grassi vegetali, girasole, lecitine grezze, solfato di condroitina, olio di krill, EPA 0,18% e DHA 0,10%, sodio ialuronato. Additivi. Additivi per chilogrammi di mangime complementare. 2B prodotti naturali, botanicamente definiti. Curcuma longa L. Estratto di curcuma 12.000 mg. Componenti analitici e relativi tenori. Umidità 0,22%, proteina grezza 3,17%, grassi grezzi 80,96%, fibre grezze 0,12%, ceneri grezze 9,98%, ceneri insolubili in HAC. Cloridrico 6,56%, sodio 0,05%. Indicazioni: i principi nutrizionali di Articrylor Spuledri sono un valido supporto per la normale funzionalità articolare. Posologia: da somministrare per via orale direttamente in bocca o in aggiunta all'alimento completo, in ragione di puledri di 6-12 mesi. 2 buste ogni 3 giorni, puledri di 12-24 mesi. 2 buste ogni 2 giorni. Avvertenze: lasciare acqua fresca a disposizione. Mangime destinato a cavalli non DPA, cavalli non destinati alla produzione di alimenti per consumo umano. Non contiene sostanze presenti nell'elenco delle sostanze proibite della FAI, FA Copyright di Copyright Ration Equestre Internazionale. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato.